primo presepio di montagna. Oh, bimba, non sai che ti ho chiesto una tua amica di divenirti qui e divenirti con te. Wow, ma sono felicissima! Ma davvero? Sì, è vero! Ma questo presepio sarà bellissimo! Camminiamo! Guardate, bimba, guarda lì, guarda! Guarda, bimba, perché la mia nostra amica Anna ci racconterà che cosa faceva questo signore, a parte lo so anche io, ma lei è più brava di me a spiegarvelo. Questo signore era di tanto anticamente, spiega pure anticamente. Questo signore è un notaio, un mestiere che registra e trascrive tutti quelli che diventeranno atti pubblici. Una volta non c'erano i computer e quindi, vedete, faceva tutto a mano. Sì, atti, io lo sapevo e ve lo stavo per dire. Guardate, mi sa che serve un pruzzano. Devo dire una cosa, il fabbro non intaglia il legno, il fabbro lavora il ferro. Sì, e guardate, una volta intagliato com'è. Una volta intagliato diventa così, anche il mio nonno Anton faceva così che lo intagliava. Il fabbro faceva una cosa molto semplice, ma che ci voleva gran forza. Sì, e poi l'intagliava, diventava... Prendeva il ferro... Lo metteva nella fornace e quando diventava tutto rosso lo lavorava con l'incudine in martello e esce, guarda qual è questo che lo fa. Questo fogliere, bambini e bambini, soprattutto te Angela. E adesso la mia amica vi spiegherà anche se lo fa anche. È un fornaio anticamente. Il fornaio? Mi fa venire l'acquolina in bocca. A me no. A te no? Che strano. Ah, ma guardate tutti i tipi di pani che ci sono, vedi? Cuoceva il pane nel forno a legna. Vi accompagno a vedere il nuovo pane. Impastavano a mano. Davvero non avevano le macchine per impastarlo? No? Sì, davvero. Guarda quante specie in te, quante forme diverse. E questo qui mi fa venire la colina in bocca anche a me adesso. Oh, sì. Ti antico, guarda che... Sono gli sposi, bambini e bambine che ci guardano, signore e signore, soprattutto te, Angela, devi sapere che questo è un vestito antico. Guarda, è molto interessante. Di scandere verso bambini e bambine e adulti e anche te, bella amica, spiega tu adesso. Qui si mettevano delle braci, così scaldava bene il letto. Sì. Un'antica stalla, il pastorello, i maialini. Sì, è vero. E qui era dove facevano una fattoria e tutto. Il bue col fieno. Le uova raccolte dal pollaio. Sì, è vero. E lì c'è
cinture le galline. Come vedete, una puzza qui. Geppetto! Geppetto! Ve lo spiega la mia amica adesso, perché questo io non lo so. Questo stava tagliando la legna per poter scaldare o lavorare il legno durante tutto l'inverno con una sega a mano. Molto interessante. Questa è la battitura della falce per renderla più affilata, perché una volta i campi si tagliava l'erba con la falce e si faceva anche il fieno. Questi tetti, bimba, guardate, ve lo spiega la tua amica Anna, perché io non lo so, lei ti aspetta di prenderti. Il prete faceva visita a tutti con la bicicletta, perché le macchine non le aveva nessuno. Interessante, interessante. Sì, è vero, molto interessante. Allora, qui una volta prendevano l'acqua, i rubinetti non ci avevano. Vedi, bimba, come interessante. Sì! Questa è la banda musicale Alice, che ci sono ancora, ma niente di che è bello. Guardate lì cosa abbiamo fatto con i musicisti. Ci sono i fiati, i clarinetti, le trombe, c'è anche una fisarmonica. Sì, brava! E si bevono un bel bicchiere di vino. Quando le tosavano, dopo potevano usarle per lavorare la lana. Vieni un attimo. E usavano per coprire, per riempire queste cose. Anche per riempire i materassi. Visto, bimba, che interessante. Bimba, i bambini tutti, che prendono il pane e che la mamma la prende. Hai visto che interessante? Sì! Invece dell'ascensore è ingegnoso. Sì, perché una volta non ce l'avevano. Perché non lo so che tipo di spesa è. Questa è la bottega di una volta. Vedi? La frutta, la verdura tutta sfusa, la bilancia di una volta. La La cucina. Una vecchia stufa, tutti che mangiano, che giocano. Una volta si stendevano i panni sopra la stufa. Ma davvero? Sì, così asciugavano prima.